depois de alguma chuva que me prenda de tarde em sua teia de veludo, que me fira com os olhos e me penetre em tudo. Forza! Circondate i manifestanti, avanti! Circondateli! Questo! Prendeteli! Rimaniamo calmi! Rimaniamo calmi, ragazzi! Forza! Fermi dove siete! Muovetevi! Così! Va, figlio mio. Rivendica i tuoi diritti di uomo, la forza delle tue braccia. Combatti. Io sono orgoglioso di te, figlio mio. Molto bene, giovanotto. Che cosa c'è? Chiede cosa c'è. Beh, quello che c'è è quello che vede, che ha davanti agli occhi, signora mia. Non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere. Signora mia, chi ha davanti agli occhi? Ah, sì, hai ragione. Avevo dimenticato di star parlando con un analfabeto. Oh, avevo dimenticato di parlare con una cieca. Beh, già che non ci vede, possiamo vedere se ci sente, perlomeno, eh? Noi vogliamo avere il 100% di aumento del nostro salario. Aumento! 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 E che altro ancora? Una diminuzione delle ore di lavoro. Da 17 vogliamo passare a 8 ore al giorno. E senza straordinari. Sì, senza straordinari! Senza straordinari! Senza straordinari! Extra! Qualche altra cosa? Migliori condizioni di lavoro, dei migliori impianti, dei nuovi impianti. E più gente che lavori, perché uno è costretto a fare il lavoro di tutti? Uno solo non può fare il lavoro di 3, 4, 5, 6. E che altro ancora? Assistenza gratuita per tutti i ferrovieri. Riassunzione di tutti i licenziati. Indennizzi per tutti gli infortunati e le loro famiglie. Molto bene, e se io non fossi d'accordo con tutte queste richieste? Cosa succederebbe se io mi mettessi a ridere davanti a questa pagliacciata? Ah, beh... In questo caso la sua ferrovia si ferma e il suo caffè marcisce. Molto bene. Voi volete la guerra o preferite negoziare? Guerra per noi non vuol dire dinamite, no, vuol dire solo incrociare le braccia. Se incrociamo le braccia si ferma la ferrovia e lei sarà costretta al fallimento. Calma, giovanotto. Deve ancora arrivare il giorno in cui una Matos Lacerda andrà incontro al fallimento. Aspetta un momento.
Sparategli. Bisognerà telefonare al governatore, avvertendolo che siamo in stato di calamità pubblica, provocata da questa banda di sovversivi, di sporchi anarchici. Provvedete. Plotone! Preparatevi a sparare. Calma, ragazzi! Puntate! Fermatevi! Fermatevi tutti! Risolveremo pacificamente il problema. Quell'uomo deve essere impazzito. Ma giudice Levan, questa è un'offesa alla società, è un'offesa alla proprietà, questa è sovversione politica. Il codice penale non proibisce manifestazioni e scioperi, purché le rivendicazioni siano fatte pacificamente e non si verifichino danni fisici alle proprietà. Questo significa che lo sciopero è legale, molto bene. Se volete negoziare, negoziate, però non con me. Molto bene, compagni. Allora, la commissione per negoziare sarà composta da Jonathan, da Norato, da Elon, Romulo e io. Bene! Abbiamo fatto, ragazzi! Io, insieme al giudice Marinotti e all'avvocato Percival, che difende gli interessi della proprietà. Maledetto giudice. Maledetto il giorno in cui ho chiamato quell'uomo per aiutarmi ad andare in rovina. Oh mio Dio, è un democratico. Questi democratici stanno mandando in rovina il nostro paese. Andiamo, andiamo via. Pronto? Signor Machado? Ah, sì, le passo subito la signora Marta. Un momentino. Pronto? Chi è? Machado? Masha? Oh, ma che Machado? Dalla fazenda. Sì, ho capito. E come va la nostra piantagione? Il raccolto è buono? Hanno bruciato i magazzini. Ma come? Deve essere un castigo di Dio. Come? Come? Mandare i rinforzi? Ma quali rinforzi? Preghi, Machado. Preghi e ora pregheremo insieme. Noi vogliamo Dio che il nostro re. Noi vogliamo Dio che è nostro padre, noi vogliamo Dio che è nostro re. Ma vogliamo... Credi che il governo dello Stato manderà altri rinforzi? Hai ascoltato la telefonata? L'ho sentita. L'intendente della fazenda Santa Isabella ha chiesto altri rinforzi alla signora Marta. Io vado là. Vai, Berenice. Vai e di a Rafael che sono orgoglioso di lui. E che mi sbagliavo quando ho detto che non era ancora ora.
Lui ha seguito il suo istinto. E l'istinto ha sempre ragione. Lo sciopero doveva scoppiare ora o mai più. E tu, Vlad? Io rimarrò qui. Cercherò di sapere qualcosa di Boris e di Alcina. E dei ribelli della piantagione. Vai, Berenice. Il tuo posto è là, vicino a Rafael. Il tuo posto è là, con i ferrovieri. Vai. Vai e affronta l'odio della signora Marta. Va. O adesso o mai. E se io rimanessi là? Se io rimanessi per sempre con Rafael? Tu non potresti rimanere là per sempre, Berenice. Il tuo nascondiglio è questo, non lo dimenticare. Là saresti in pericolo di vita. Sai quanto odio la signora Marta prova per te. Quanto a Rafael, puoi scegliere. Puoi scegliere, Berenice. Scegliere in piena libertà. Io non voglio tenerti qui prigioniera, perché sono contrario a ogni e qualsiasi specie di prigionia. Chi deve decidere ora sei tu. Solamente tu. Va, Berenice, va. Fa quello che ti ordina la tua volontà. Sii libera, anche se questa libertà ti divide in due donne. Anche se questa libertà ti farà soffrire, mia Berenice, mia Mariana. Amore mio. Macedo, Tonico, dobbiamo aiutare Boris e Alcina. Va alla piantagione, Macedo. Quanto a te, Tonico, dopo gli accordi che ho fatto con la signora Marta, il casinò riaprirà. Puoi tornare a vivere là. Sì, ma su di me pesano ancora le accuse di adulterio e di offese alle autorità. Il commissario e i giudici devono occuparsi di altre cose. Non preoccuparti. E difenditi. Tu non sei un adultero. Hai soltanto scelto la donna che ami. E sei rimasto con lei. Quanto all'offesa alle autorità, non preoccuparti. Pereira de Aguiar non è un'autorità, né qui né in Cina. Vai, Tonico, e difenditi. Unisciti a Norato, al dottor Cico, al popolo di Santa Marta e riprenditi il tuo municipio. È questo il tuo ruolo nella lotta. Adesso vai. Sì. Macedo? Va a casa del dottor Cico e porta qui Odir e Mina. E chiedi al dottor Cico di andare a Beata Elisa e che parli con i medici che conosce in quell'ospedale che è il più vicino alla fazenda dove sono Alcina e Boris, affinché soccorrano i contadini feriti il più presto possibile. Sì, conte. Vai. Boris, Alcina, vinceremo. No!
lavoratori di questa fazenda, vinceremo. Lavoratori di tutte le terre di questo paese, di questo mondo, vinceremo. La terra sarà divisa tra quelli che la arano e la seminano, che la fanno fruttificare, che le danno la vita. Non avete più debiti, compagni. Bruceremo tutti i quadernetti. Oh, bruceremo tutti i quadernetti. Sì, fino allora. Bruceremo tutti i debiti. Tutti, sì, tutti, sì, i quadernetti. Bruceremo tutti, bruceremo tutti i quadernetti. Tutti i nostri debiti. Bruceremo tutti i nostri debiti. Oh, che angoscia, santo Dio benedetto, dover star chiusi qui senza poter uscire, senza sapere niente. Possibile che nessuna comare sia andata alla stazione e poi venuta qui per darci qualche notizia. Mio Dio, che starà succedendo? Potrebbero averli arrestati. Oh, santo Dio benedetto, non avete paura che questo sciopero sia un disastro? Mamma, ma di che cosa state parlando? Cos'è uno sciopero? Uno sciopero? Sì. Uno sciopero, figliolo, è una cosa che fanno i lavoratori per guadagnare di più. Per far aumentare il salario. E così possiamo mangiare più minestra, comprare libri e giocattoli. Esatto. Ma allora è una cosa giusta. Ehi, perché in questo sciopero qui voi non chiedete che si faccia un circo qui a Santa Marta? Un circo pieno di palloncini colorati, di pagliacci, di trapezisti. Un circo per tutti i ragazzini di Santa Marta. Io personalmente non ho mai visto un circo, no mamma. Ma Cettino, un mio amico, lui sì, lui lo ha visto. E dice che è bellissimo, sai. Voglio un circo, vogliamo un circo. Vogliamo un circo, vogliamo un circo. Vogliamo un circo, vogliamo un circo. Vogliamo un circo, vogliamo un circo. Pieno di gente felice. Sì, vogliamo un circo per i nostri bambini. Vogliamo un circo, vogliamo un circo. Vogliamo anche delle belle strade grandi e molti giardini, tutti verdi, per i nostri figli. E tutte le case dipinte di bianco con i fiori alle finestre nei giardini. E poi pagliacci, ballerine. E tutti i bambini della città che corrono, che cantano. Se questa strada fosse mia, l'avrei fatta, l'avrei fatta lastrica. Con pietre preziose e brillanti. Perché il mio amore ci passasse. Se questa strada fosse mia, l'avrei fatta lastricare. Con pietre preziose e brillanti. Perché il mio amore ci passasse. Se questa strada fosse mia, l'avrei fatta. Sentite, io direi di proporre il 30% di aumento, ma niente impianti nuovi però. No, assolutamente, non accetterò. No. Proponiamo il 40% e promettiamo che noi chiameremo gli ingegneri per fare i nuovi impianti. No. Dopo gli ingegneri non verranno, punto e basta. Perfetto, ottima idea. Proprio così, il 40% è la promessa degli ingegneri. Mm-hmm. Comunque niente assistenza medica. Perché cosa ci hanno preso? Per la Banca del Brasile? E poi c'è una cosa. La gente povera come quella si ammala in continuazione. Sì, 30%. No, io non sono d'accordo. Aspettate un attimo. No, non dobbiamo cedere su niente. No, su qualcosa possiamo cedere. No, Donato, assolutamente. Parla più. È un'altra cosa, mi raccomando. Non dobbiamo cedere su niente, il 100%. No, un'altra cosa, mi raccomando. Nuovi impianti. Anche le ferie. Certo. Ora extra, neanche nuovi impianti, senz'altro. Le macchine fanno ora extra gratuitamente. Perché le macchine non si vergognano di niente. Dico bene, le macchine sono macchine, no? 100%. Non dobbiamo 100% o si blocca tutto quanto. 100% o blocchiamo tutto. 100%. Ci bloccheremo. Chi parla? Mi raccomando, Lui.
Il presidente ora non può parlare con me. Pereira. Pereira, chissà, forse lei con la sua autorità, con il suo prestigio. Per favore. Pronto. È caduta la linea. Ma voi stavate parlando con il presidente della Repubblica? Sì, Olivia, sì. Oh. O volevi che stessimo parlando con il Papa della tua prossima canonizzazione? Aspetti, lasci fare a me. Ora ci parlerò io. Ci parlerò io. Il presidente non potrà fare a meno di rispondere all'appello di un vescovo. Pronto? Raffaele. Come va? È tutto risolto? Quasi. La nostra proposta è il 40%. Oh. È un progetto di nuove installazioni. No. Perché non vai a fare l'elemosina a tua nonna? Noi vogliamo il 100% o niente, capito? Sì. Il presidente non mi ha risposto, ma il suo assistente sì. E allora? Lui ha detto, non è vero, Pereira? Certo, che... sì. Ha detto che hanno problemi molto seri nell'ambito del governo federale, capisci? Che hanno già un mucchio di problemi là, nella loro regione. Significa che noi dovremmo vedercela da soli, dovremmo risolvere tutto per conto nostro. Presidente Washington Lewis, io vorrei vedere se fosse in una sua piantagione che ci fosse uno sciopero, o nella sua ferrovia. Vorrei vedere se questa anarchia che si sta diffondendo qui a Santa Marta si dovesse espandere nel paese intero. Allora lei che farebbe? Andate. Andate, per favore, andate. Lasciatemi sola. Dio sia con lei, signora Marta. Penetre em tudo.